premio Costruiamo il futuro rivolto a associazioni, oratori e gruppi sportivi di Milano. Roberto Troiani. Lavoriamo con tanti ragazzi stranieri e l'esperienza che mi tocca ogni giorno è quella che i bambini non sentono le differenze, quindi per loro non ci sono colori, non ci sono etnie, e sono il compagno, e sono un compagno di squadra uguale a tutti gli altri. Io insegno a loro a giocare a basket e loro insegnano a me a stare al mondo, perché comunque è una crescita reciproca. Diego e Laura sono due educatori che con altri 200 responsabili di associazioni sportive di Milano e dell'area metropolitana hanno partecipato al bando sostenuto dalla Fondazione Costruiamo il Futuro per l'assegnazione di contributi a progetti di integrazione e aggregazione per bambini e giovani di oratori e ambiti sportivi. Al Teatro Carcano la consegna degli assegni ai 28 progetti più meritevoli di sostegno. Il criterio è stato di dare un contributo da 2.500 a 5.000 euro e di dare un contributo innanzitutto a coloro che avevano un progetto più urgente. Aiutare concretamente gli eroi veri del quotidiano, che sono poi gli oratori, le associazioni sportive, i genitori. All'analogo bando potrà essere inoltrata domanda entro il 31 ottobre alla Fondazione Costruiamo il Futuro dalle associazioni no profit di settore delle province di Lecco, Como, Monza, Brianza, Bergamo.